una tragedia grandissima pari a quella dell'Olocausto e che i palestinesi hanno il diritto di avere la loro terra dopo 66 anni in cui è stata negata. Adesso è il momento di ottenerla per loro. Quello che sta vivendo la Palestina sia esattamente la stessa cosa per la quale noi ancora abbiamo giorni della memoria. E quello che sta vivendo la Palestina è un genocidio autorizzato e la cosa che fa più rabbia è che Israele continua a camminare per la sua strada senza avere nessun ostacolo. La comunità internazionale sembra guardare altrove. تهزت الوطن من اجل دمك اخي اركض بسلام ذكرى essere qui e in tutte le iniziative che si stanno facendo in tutte le città d'Italia per la Palestina, perché è in atto un massacro che assume proporzioni sempre più spaventose nel silenzio internazionale, nel silenzio delle istituzioni, nel silenzio dei mezzi di comunicazione, dei mass media e di tutti quelli che dovrebbero alzare la voce. A Israele è data licenza di uccidere, sta massacrando la popolazione di Gaza usando un pretesto, quello dei 3 coloni ammazzati, su cui non si sa assolutamente niente. È un episodio dai contorni ancora tutti da definire, eppure Israele ne ha approfittato per massacrare la popolazione di Gaza e per ripetere che non metterà fine all'embargo che sta distruggendo i Gazawi. Palestina libera!